Siamo qui con Damiano Trenchi del Don Bosco. Il primo tempo è iniziato male sotto i 3-0, poi il secondo tempo vi siete ripresi bene, la stavate quasi per pareggiare, poi all'ultimo purtroppo il loro gol ha chiuso di fatto la partita. Sì, il primo tempo effettivamente è stato giocato assolutamente in maniera sottotono, ci sono stati tantissimi errori dopo il primo gol, ci sono stati 5 minuti di bambola totale, poi il secondo tempo ci siamo rimessi in campo bene, ci sono stati due cambi assolutamente azzeccati dal mister e sono riuscito a fare una doppietta che ha portato la squadra a ridosso praticamente della rimonta. Purtroppo un tiro è andato poco fuori e non siamo riusciti a completarla. L'ultimo gol che ci hanno messo ci ha tagliato le gambe, abbiamo provato in tutti i modi ma è stata molto difficile la rimonta, anche se la partita a mio avviso è stata molto molto bella. In questa partita magari è mancato il primo tempo, nel campionato invece cosa è mancato in generale? Nel campionato è inutile girarci attorno, ci sono stati tantissimi errori che ci hanno portato da squadra che dovevamo fare sicuramente meglio a lottare per la salvezza, quindi purtroppo c'è un po' di rammarico in questo, c'è tutto il ritorno, mancano ancora 3 partite dell'andata, quindi cercheremo di mettercela tutta per risalire un po' e almeno avere una salvezza più o meno tranquilla. Avete incontrato quasi tutte le prime della classe, quale ti sembra la squadra più attrezzata? Ma secondo me quella che abbiamo incontrato oggi insieme ai boys, secondo me sembrano decisamente le due squadre più in forma, più attrezzate, che hanno un bel gioco e che soprattutto le difese tengono molto bene, se è difficile segnare. Il vostro obiettivo, puntate a salvarvi? Ormai purtroppo le piazze alte sono un po' lontane, sperare è lecito, però più realisticamente puntiamo a tenere una media classifica, quindi vincere delle partite, giocarcele tutte fino alla fine e rompere un po' le scatole anche a tutte le prime, perché no? Perfetto. Grazie mille. Grazie a voi di tutto, Greppi.